Mi sembra che ieri Ceferin sulla Superlega abbia messo il crocione, come si dice da queste parti. Pietra a tombare sulla Superlega, non esisterà nessuna Superlega. Poi dopo c'è stato il comunicato della Curva Nord, quindi a quanto pare anche per loro la situazione non era più accettabile. Ripeto, ragazzi, io non conosco le dinamiche della curva e nemmeno ci entro. Non vorrei però che tutta la pressione andasse sui giocatori e sull'allenatore, perché io, ripeto, a questo punto, secondo me, la pressione per andarsene subito andava fatta anche a quella specie di presidente che ancora è lì. Perché vi garantisco che molti tifosi interisti di un certo non livello, tifosi interisti particolari, non si spiegano come ancora il cinese possa essere là. Anche se ormai tutti, sia in ambienti finanziari, sia che vicino all'Inter, tutti sanno che ormai andale. Per quello riguarda la proprietà italiana, mi scappa da ridere sulle dichiarazioni di Pellegrini, che 5 mesi fa disse: se ha bisogno di una mano, Zhang, gliela do. 5 o 6 mesi fa fece una dichiarazione del genere. Sinceramente, su una proprietà italiana mi viene da ridere. Anche perché ditemi voi chi potrebbe prendere questo marasma, questo gigante che sanguina dappertutto, quale proprietà italiana, con tutto il rispetto, lo so, Luxottica, Ferrero, poi fatemi altri nomi. E ti spacca, ragazzi. Io mi scappello davanti ai signori di Tespark, che hanno fatto non un gesto nobile di più, ma non sono in grado di affrontare una spesa del genere. Magari presidente italiano e proprietà straniera, lo vedremo. Buttata lì. Sempre grazie a una persona. Per quanto riguarda quello che fa compliments al cinese, compliments, che vi voleva far capire che Gordon Singer era lì. Come mai non ti dice che i sauditi vanno a firmare dei contratti in sede all'Inter, ma ti dice che c'è Gordon Singer? Io ti posso garantire, perché chi me l'ha detto lo sa, a differenza sua, Gordon Singer mi ha detto non c'era il Milan, mi hanno detto non stava giocando il Milan a Milano. Lui è capitato a Milano con amici, si è fatto fare l'accredito in tribuna ed è andato a vedere l'Inter. È il figlio di Paul, è quello che è a comando del fondo Elliott. Non c'entra nulla con l'Inter, non c'entra nulla con lo stadio, non c'entra nulla con Zhang. Qualcuno vi vuole far capire che ancora Zhang potrebbe fare qualcosa per lo stadio, ma perché lo deve difendere fino all'ultimo giorno? Ecco perché continuano a prendervi in giro. Tra l'altro, poi ho visto una live dove c'erano ieri tantissime persone, ma le visual sono pochissime. Strana sta cosa. Non vorrei qualcuno fosse arrivato anche al punto di comprarsi lo share, perché qualcuno c'è qualcuno anche che lo fa. Ma a parte quello, controlleremo anche questa. Quindi era lì con amici, non aveva nulla a che fare né l'Inter né Zhang. Poi ci sono cose purtroppo non posso dire, ma che verranno fuori, e quando verranno fuori le potremmo commentare insieme. C'è Juve-Inter, io ragazzi su Juve-Inter lo sapete, la partita che sento di più, può essere anche amichevole, ma quando ci sono quelle maglie, quei colori mischiati purtroppo ai nostri, non elettrizzato, sono veramente, cioè, capito? Non ci dormo nemmeno la notte. È una semifinale. Lui cosa fa? Non è per criticarlo sempre, però è i segnali che lancia alla squadra. Cosa fa? Fa giocare Handanovic. Ormai Handanovic, con tutto rispetto, è un portiere che prende, se tirano una volta, prende 2 gol. Lui poi di sera ha anche dei problemi, questo portiere, non si sa perché. Lui cosa fa? Fa giocare Handanovic. Perché, per come la vedo io, Handanovic gli dà una mano nello spogliatoio a tenere ancora incollate quelle poche scheggettine del vaso che si è rotto, perché abbiamo capito tutti che ormai i giocatori questo allenatore non lo seguono più. E io non vorrei che Simone facesse un errore stasera. Attenzione, ragazzi.
Simone, come sempre, visto non sa giocare in maniera diversa, provasse a fare la partita e che Allegri, il contropiede, pam, ti dà la legnata. Quindi occhio, stasera. Di là c'è un allenatore che comunque non gioca a calcio, catenacciaro, tutto quello che vi pare, ma comunque non c'è uno stupido da quell'altra parte, no? E l'abbiamo visto qualche settimana fa. Quindi Simone, occhio, perché se cerchi di fare la partita e attaccare, lui ti colpirà in contropiede. Devi imparare, non lo imparerai all'Inter, lo imparerai in un'altra squadra, devi imparare a giocare in maniera diversa e a togliere mettere da parte questo 3-5-2. Per quello, e poi riguarda, tornando proprio a 3-5-2, Conte ieri ho sentito dire Conte Mourinho, Conte Mourinho, Conte Mourinho, Conte Mourinho. Stamattina c'è un articolo della Repubblica che anch'io voglio leggere il giornale, va bene? Lo leggono tutti. Ora anche il cuscine da incubus è messo a leggere il giornale, lo posso leggere io. La Repubblica, scusate per la voce, ragazzi, ma ho avuto problemi di gola. La Repubblica fa il punto sulla panchina di Simone Inzaghi in casa Inter, tra le voci sul possibile esonero e il casting per l'anno prossimo. Innanzitutto, se si parla di nuovo allenatore, visto che il cinese non aveva nemmeno 2 milioni da dare a Shelby, mi devi spiegare come fai a cambiare allenatore, perché ne dovresti pagare due, e ricordatevi che Inzaghi prende 5 milioni. Quindi, quando voi parlate di nuovo allenatore, dovete parlare anche di nuova proprietà. Allora, salvo sorprese, Simone Inzaghi terminerà la stagione sulla panchina dell'Inter. Ne parla approfonditamente oggi la Repubblica. La Repubblica, che si sofferma sugli scenari presenti e soprattutto futuri, con i nomi caldi per la sostituzione dell'allenatore dell'annata 23-24. Compliments. Quest'anno l'obiettivo è che la qualificazione arrivi prima e senza tragedie. Ciò non significa che Simone Inzaghi sarà l'allenatore dell'Inter della prossima stagione. Anzi, è sempre meno probabile. E per meritarsi la conferma dovrebbe fare cose speciali. Esonero così. Allora, poi casting panchina Inter, che non sarà Conte il prossimo tecnico dell'Azzurro, è quasi certo. Cosa ti dico io? Io sono stato il primo su YouTube a dirti che Conte sarebbe andato via, e sono ancora quello che ti dirà che Conte non verrà all'Inter. Quindi che non sarà Conte il prossimo tecnico dell'Azzurro è quasi certo. Le porte della sede di Viale Liberazione non sono girevoli. Il Salentino se n'è andato pretendendo una ricca buona uscita. Quindi è come se tu riprendessi uno che ti ha schiaffeggiato moralmente, se n'è andato e vuole tornare. Ma io non riprenderei nemmeno lo stesso Mourinho, perché è rimasto a livello tattico 10 anni fa e non ha più né la forza né la pazienza di 10 anni fa, Mourinho. Non riprenderei nessuno dei due io. Tra i due, ovviamente, chi prendi? Prendi quello più bravo e più competizioni, ed è Mourinho, non è certo Conte. Thiago Motta è tentativa di Bologna per il rinnovo. De Zerbi a Milano piace da sempre, tanto, ma a lui piace la Premier League. Poi De Zerbi ha comunque una clausola a 15 milioni ed io ad oggi, bravo, allenatore bravo, non lo vedo ancora adatto all'Inter De Zerbi. Pochettino non ascolterà proposte fino a quando non sarà certo il futuro della panchina della Medrano. E resta la suggestione Mourinho, quindi la Repubblica spinge tantissimo stamattina su Giuseppe Mourinho, che ripeto, tra Conte e Mourinho non me lo devi chiedere, io riprendo Mourinho, ma è comunque una minestra riscaldata e non è l'allenatore di 10 anni fa, anche se a livello comunicativo, a livello gestionale, a livello di gestione di personalità, Mourinho ancora il suo lo sa fare. Almeno ci sarebbe uno che difende, ci sarebbe uno che ci difenderebbe, perché tanto Conte, se te riprendi Conte, a parte mi devono spiegare Conte con i cinesi come farebbe a tornare. Quindi quando voi parlate di nuovo allenatore, dovete parlare anche di cambio proprietà. Ma tanto Conte, se arriva Conte e dopo 2 mesi c'è qualcosa che non gli va bene, comincia a sputtanare la società davanti ai microfoni, come fa ovunque va. Lui ovunque va, dopo 3 mesi, 4, e comincia a sputtanare, rompe i giocatori. Non ci serve un distruttore a noi. Ci serve uno che ci dia una mano, che abbia personalità, e soprattutto ci serve un allenatore che sia rispettato. Ecco perché io vedrei bene anche Simeone. Attenzione, ieri hanno detto Simeone si libera dall'Atletico Madrid. Non fa gioco champagne, non fa calcio champagne. Te al posto di Simone Inzaghi, portami Simeone, che io lo prendo volentieri. Quindi la Repubblica stamattina esclude totalmente Antonio Conte, tutto sport è
la settimana scorsa parla di Conte che comunque vuole tornare a casa alla Juventus del probabile anno sabbatico per i problemi di salute che purtroppo ha avuto. E il Conte si è fatto sbattere fuori dal Milan in Champions League. Io ho visto un Conte meno grintoso, meno sul pezzo, forse non lo so, sarà per quel problemino di salute, anzi gli auguro pronta guarigione, ci mancherebbe, sulla salute non si scherza, ma non ho visto nemmeno il Conte cazzuto, che era l'unica qualità secondo me migliore che aveva rispetto a tanti altri allenatori. Quindi Simone, ascolta Simone, perché poi viene fuori casino, io te lo dico. Non, attento ad attaccare a sprombattuto, perché te come fai? Te accendi il motore, tavoletta, fino a quando c'è benzina si va. Occhio, perché se cerchi di fare la partita, quello di là è un volpone maledetto. Quello è capace di giocare in contropiede 80 minuti. La qualità ce l'ha, gente che butta la palla dentro ce l'ha. E noi purtroppo, gente ci butta dentro la palla, ce l'abbiamo poca. Ci servono 7 tiri per fare un gol. Di là fanno mezzo tiro e un gol. Attenzione, Simone. Hai fatto questa esperienza all'Inter. Non hai imparato dai tuoi errori. Ed è giusto, Simone, che tu, dato questo, non ha nemmeno 100.000 euro da darti. Finisci la stagione, cerca di limitare i danni, cerca di fare il meglio possibile e poi ci separiamo. Ciao, Inter.